Buongiorno a tutti, commentino a questo video, la quotidianità. Voi come vivete la vostra quotidianità? Noi questo weekend è stato proprio l'esempio supremo di quotidianità. C'era il ponte di mezzo ma non siamo partiti, si sono fatte cose molto normali. A noi piace molto stare in casa, magari mi sento la musica, ci facciamo pranzi, cene così. Molto molto casalinghi, molto molto tranquilli. Qualcuno vede la quotidianità come una cosa negativa o come una cosa noiosa, ripetitiva. A me piace molto stare in casa, diciamo che in casa mi circondo di tutte cose che mi piacciono e che mi rilassano e che mi fanno stare bene. Magari non lo vedi come oddio che noia, ma assolutamente no, non per me. Certo, mi piace uscire, mi piace fare cose, però stare in casa è altrettanto bello e io ci sto volentieri. Quindi se voi siete partiti, spero vi siate divertiti, fateci sapere che cosa avete fatto in questo ponte di 25 aprile. Noi ve lo stiamo mostrando cosa abbiamo fatto. Asciugarla, non abbiamo... Ah, l'abbiamo buttato? Che vabbè, te la asciacqui e te la asciughi con un po' di scoppia. Sì, l'altro me ne basta poco, veramente. Ma scusa, guarda, c'è la rovetta che forse ci sta meglio col sangue. No, a me non mi piace. Non mi piace la rovetta. Mi piace i ragionamenti che fai. Sì, perché ti semplificano tantissimo. No, 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 non mi dire cagate. Sì, sì. I ragionamenti che faccio io ti semplificano la vita. No, un paio d'anni fa non l'avresti mai fatto certi ragionamenti. E infatti la tua vita era più difficile. Intanto è una cosa buona, perché come ti ho detto sempre, la persona che ho accanto la vita me la devi semplificare, non me la devi complicare. Sì. Quindi se tu mi semplifichi la vita... Tanto di è ottima come cosa. Questo è carico. Però io a volte, per semplificarti la vita, mi devo accontentare. E non va bene se io mi devo accontentare per semplificarti la vita. Accontentare è decisamente troppo. Cercasi la mia tua fine spera. Nanananana pantarei. Ma vuoi usare un qualcosa per tagliare? Un tagliere. Ma me lo vuoi dare un tagliere? Lei subito pronta, lei taglia, prende e fa. Chi è? Oh, stai calmo, eh? Sto molto tranquillo. Ti rovino, eh? Non ti fare male, guarda che al pronto soccorso non ci voglio andare. È duro, fai tu. Ecco, pronto soccorso. No, tre, no, due, no, dai. Ma se ci metto l'aceto va bene. Ma soprattutto la glassa d'aceto dov'è? La glassa è finita già da tempo. Sì. E neanche qui ce l'abbiamo? No. Ah, davvero? Non abbiamo più glassa d'aceto? No. È finita tipo un mese fa, una roba del genere. Vabbè, ma condividi le informazioni però. E a cena con me quando è finita, non è che ho mangiato con l'amante, Cioè, eri anche tu presente. Ah, la mangiare insieme? Già! Non mi dire! Yeah, cioè... Mamma mia, ma non sa di un cazzo questa cosa! Mi sa che... Era troppo acerbo? Ma perché sono sempre aperte queste? Perché devono essere chiuse? Una l'ho utilizzata io, l'altra pure, perché vuoi? Ma si so, ma qui ce n'è un'altra ancora! È quello che ti sto dicendo! Perché tu te le compri per lavoro! Sì, ne mangio una... Ne mangio una e poi parti tutto il pacco a casa, che va benissimo! Solo che ogni tanto riportatene qualcuna da casa invece di comprarla tutti i giorni! Questo dicevo io! Devi stare tranquilla! Apertura? Facile! Aprilo facilmente! 3, 2, 1... Era quasi facile. L'ho rotto. Hai visto? Perché non è un'apertura facile. Perché scrivono apertura facile se non è un'apertura facile? L'apertura mi... Vabbè, il mio riso si farà. Sì, amore, ma io ho fame... No, voglio mangiare con te. Ho capito, ma anche tu mi dici c'hai fame, non è che il riso accelera, eh? Ma che
dovrei dire? E niente, abbiamo risposto alle domande che ci avete mandato. Il video, se tutto va bene, sarà online domani. Bella, come? Ciao! Grazie! Ovviamente cose molto semplici, e fateci sapere voi cosa avete fatto nel ponte e come vivete la vostra quotidianità, se anche per voi stare in casa è un solo che un piacere, oppure se siete quelle persone che invece in casa ci stanno il meno possibile. Che cos'è? Mi armo intanto. Non mi rompere la gambina qui, Ti devo ricordare il prezzo di questa cosa? Amo, scusa, posso dire una cosa prima che lo fai? Ma non potresti allontanarlo dalla finestra? Perché magari poi entra. Come faccio a allontanarlo dalla finestra? Lo prendi, lo metti di là, lo sposti, ecco. Così se il maledetto salta, non mi salta dentro casa. Aspetta, io entro. La forza bruta. No, brutta, non bruta. Oh, indietreggia. Fatto? Amore, sei il mio eroe? No, è che gli insetti a me mi fanno veramente schifo. Però con alcuni riesco a gestire la mia paura, con altri sono terrorizzato. Quello lasciamelo aperto, lo devo aprire, vedi che c'è la lavatrice. Ma che mi hai messo? La scopa sullo stendino, ma devo ripulirlo di nuovo. Adesso sai che cosa vado a fare? Non lo dire. Non lo dire. Cosa vado a fare? Non lo dire. Spero che questo video sia soddisfacente. Mando un saluto a tutti quanti voi che ci seguite, siete sempre carini, fate sempre un sacco di complimenti a me e a Federica. Vi ringraziamo tantissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ci sono dei saluti che ci tengo veramente tanto a fare. L'11 aprile è nata una bambina bellissima, si chiama Flavia, la mamma è Sara del blog Mamma a chi. Stanno bene, sia lei che la mamma, e io volevo salutarle e mandare a entrambe un grande bacio e ovviamente un augurio di buona vita alla piccola Flavia. Ci sono degli altri saluti che voglio fare. In realtà questi saluti li aveva già pronunciati Flavio, ma io erroneamente ho cancellato la sua clip. Ebbene sì, capita. Li rifaccio io. Voglio salutare Lolo, credo senza accento, né sulla prima né sulla seconda O, quindi Lolo, Loredana. Le mandiamo entrambi, sia io che Flavio, un bacio grande grande. E poi voglio salutare Super08, Cristina Guerrazzi, Michela del canale Miki Bove e sua cugina, e Alessia Palmieri. Un bacione grande, grande, grande a tutte voi. Ciao!